Perfetto. Questo un po' più così, ecco qua. Eccola qua. Ciao! Amore della zia! Enzo! È Enzo? No, non è Enzo, Medunca. Enzo! Non sai quanto sono felice di vederti. Finisco qua e arrivo da te, a baciarti tutto. Allora, le chiavi di Ischia come segno, un tributo, perché lei è stata tra le prime ad intervenire all'indomani del terremoto di Casalucciola di Nalini. Anche mi sembrava giusto dare un sostegno e spendere più di una parola per questa isola meravigliosa. Non volevo che si creasse il panico, che ci fosse davvero il fuggi-fuggi, per cui era doveroso da parte di chi ama questo posto, questa isola, e non solo, proprio un segno di solidarietà, dire che non c'era da temere nulla. Però il legame mio va molto al di là di tutto questo, perché è un posto dove io vengo da circa 40 anni, è un posto che io amo immensamente. Ed è una grande emozione in qualche maniera ricevere questo riconoscimento stasera. Il 23 settembre l'aspetta una grande sfida, un ritorno a casa. È un bel riscatto, dopo 4 anni di esilio dalla RAI, ma che devo dire 4 anni a Mediaset meravigliosi, dove ho lavorato molto bene, dove ho lasciato degli amici e soprattutto ho lasciato una grande riconoscenza a chi mi ha dato una mano in un momento di difficoltà, per cui grazie a Pier Silvio, grazie a Maria De Filippi e grazie a tutti gli amici di Mediaset. Però il richiamo di Domenica Inn è stato un richiamo molto forte, come il primo amore che non si scorda mai, e quando mi hanno voluta, mi hanno corteggiata e mi hanno proposto di ritornare, ci ho pensato un po' e poi ho detto di sì. Le dispiacerà più sfidare Barbara D'Urso o aver lasciato Maria De Filippi? Ma non è una sfida con Barbara. Barbara è una bravissima professionista, io farò il mio, Barbara è fortissima, per cui non è una sfida. È che siamo due donne, credo, intelligenti e navigate, e due professioniste, e ognuno farà il proprio lavoro senza sfide e senza competizioni. Lasciare Maria certamente è qualcosa che mi dispiace molto, perché proprio oggi peraltro hanno cominciato a registrare Tu sì che vales, e io ho visto delle immagini su Instagram che ha messo Belen del Tu sì che vales, e devo dire che un po' di magone mi è venuto, perché è un programma al quale sono molto molto legata. In napoletano giorno si dice giorno. Giorno. Domani che giorno sarà per lei? Beh, domani sarà un giorno più o meno come tutti gli altri, ci si alza molto presto, io mi sveglio alle 5, ogni mattina alle 5 e mezzo comincio già col primo caffè, domani però sarò qua, sarà un risveglio bello perché è una camera meravigliosa che dà su questo mare, però poi alle 10 devo ritornare a Roma, proprio perché sto lavorando insieme al mio gruppo di autori a Domenica Inn, che forse potrebbe partire una settimana prima, per cui non più il 23 ma il 16 settembre, e allora insomma bisogna un po' accelerare il lavoro. Sto formando un gruppo di persone nuove peraltro, per cui diventa anche stimolante, con qualcuno dei miei vecchi autori, Marco Luci in testa, che è il mio autore storico, e insomma stiamo lavorando, cerchiamo soltanto di, spero di riuscire a far passare qualche domenica pomeriggio serena agli italiani, per cui vorrei fare un programma, una domenica pomeriggio fatta di un po' di intrattenimento, un po' di sorriso, un po' di riflessione con le mie interviste, insomma far passare tre ore e mezzo in verità, perché noi cominceremo alle 14 per finire alle 17:30.